Ha già 2 metri, no? Vai, vai, tu vai, non ti fermare. Segui me. Eh? Segui me. Non ho capito. Segui me. Sì. Vai e non ti fermare. Eh? Vai e non ti fermare. Gesù camminava sulle acque e io ho paura di attraversare un ponte. Porca di quella miseria. Coi bastoni che mi danno equilibrio, perché sto robo balla troppo. E rigorosamente senza guardare giù, porca miseria. A che punto siamo? A che punto siamo? Vorrei non avere la visione periferica, che ho sempre la percezione del vuoto a fianco. Allora, mettiamo le cose, diciamo le cose bene come stanno. Io ieri questo ponte ho tentato di farlo, sono arrivata sì o no ai 15 metri e mi girava tutto. E ho fatto anche fatica a girarmi per tornare indietro, perché il senso di vuoto era, mi faceva tremare le gambe. Però mi sono detta che, cioè, dovevo provare, dovevo vedere se ci riuscivo. E quindi oggi sono ritornata e questo primo tratto è andato con molta fatica. Il problema adesso è che bisogna ritornare. Adesso vediamo. Aiuto. Va bene, ricominciamo questa tortura. Il legno. Pini, larici e abeti, l'oro del Bellunese e del Cadore. La passerella di Igne, frazione di Longarone, sospesa a 125 metri di altezza, ricorda i teleferisti, grandi costruttori di teleferiche con le quali trasportavano i tronchi a valle, che dopo essere stati trasformati in taglie e venduti, erano pronti per raggiungere la loro destinazione finale. La prima teleferica venne costruita nel 1893 e gli impianti costruiti dagli operai di Igne e Soffranco ebbero riconoscimenti anche all'estero, dove erano richiesti ed apprezzati. Manca ancora metà, aiuto! Sì, vai tranquillo che ci arrivo. Tranquillo. Sola. Vai così, tranquillo. Sei più sciolto la cosa, eh? Sì. Così. Non faccio la faccio a essere sciolta. Come se dovessi mangiarti il gelato a stresa. Ma chi è che fa ballare sto coso così? Io? Sì. Sì. Cristoforo Colombo, sempre troppi. Il legno veniva fatto fluitare lungo il Piave, prima liberamente e poi legato in zattere, destinazione la pianura veneta e Venezia, che appoggia le sue fondamenta su tronchi infissi sul fondo della laguna, provenienti in gran parte proprio dai boschi del Bellunese. Il legname veniva anche usato per la costruzione dei palazzi e delle navi della Serenissima,
agli zattieri del Piave e dedicato il museo di Codissago. Pirarolo di Cadore e vogliamo fare omaggio a una delle tante passerelle che stiamo incontrando in questo nostro viaggio tra Veneto e Friuli. Quella che vedete alle mie spalle è la passerella, il ponte tibetano che attraversa la Val Montina e ci permetterà di vedere la sua forra. Quindi andiamo, ci proviamo, via, andiamo a fare questo ponte tibetano, dai! Ciao! Siamo pronti? Sì! Andiamo? Andiamo! E andiamo! Don't close your eyes. Wait until the night is over. I'll show you paradise. But hang on just a little. Erto e Casso, riuniti in un unico comune, due borghi dalle origini profondamente differenti. Erto e Valcellina, Friuli, il suo dialetto un misto tra friulano e ladino. Casso è sul confine veneto, il suo dialetto è diverso, gravita sull'ungarone e sul bellunese, mentalmente distante dall'allora provincia di Udine. Erto stava a sinistra, socialisti e comunisti. A Casso andava per la maggiore lo scudo crociato, rancori, diffidenze, divisioni politiche, riunite in un unico comune, in quella che fu una nuova provincia, ossia Pordenone. Ed eccoci sul Trois de Charbon, cioè il sentiero del carbone. Siamo su questo sentiero che collega gli abitati di Casso e Erto, 5 km bene o male la sua lunghezza, e che noi percorreremo in un senso e nell'altro. La particolarità del sentiero a livello paesaggistico è che praticamente dà sul Monte Toc e sulla frana, sulla grande M della parte di Monte Toc che si è staccato quel 9 ottobre del 63, e tutto quello che noi vediamo, i pini a valle del distaccamento, è tutta la frana. Immaginiamoci che qui c'era il lago Vaillant e la montagna staccandosi, scivolando, perché è letteralmente scivolata, è scesa in quello che era il lago. La strada che noi vediamo praticamente era lago, e
tutta la terra, quello che noi adesso sembra una normalissima parte di montagna, in realtà è la frana che è precipitata. Se mai vi capitasse di venire sul Vajont, il nostro consiglio è di portarvi un binocolo. Una cosa infatti ci ha colpito in modo particolare. Guardando le pareti lisce del distaccamento della frana, quasi all'estrema sinistra, è visibile una croce latina obliqua, come se fosse stata messa apposta. Il binocolo ci ha permesso di vedere che non vi è alcuna croce, ma solo roccia, e solo col binocolo è possibile comprendere la profondità del distaccamento di materiale. Un simbolo quindi? Un segnale? O il Monte Toc che ci parla? Questo sentiero veniva percorso dalle donne che portavano queste gerle dal peso di circa 40 kg piene di carbone, carbone dolce era chiamato, provenivano dalla Val Zemola, che è sempre qua in queste zone non molto distante, percorrevano questo sentiero e scendevano fino al Piave, il che vuol dire fino a Longarone. Facendosi questi metri di dislivello, qui siamo a 1000, loro probabilmente arrivavano anche da più in alto e scendevano i 400 metri di Longarone per arrivare al Piave con questi carichi da 40 kg. Questo sentiero è stato ristrutturato per fare in modo di poterlo ripercorrere e quindi ricordare questo evento storico. Acquetta! Fanno pensare a quando ero una bambina e andavo in montagna e andavamo sempre alla ricerca di ciclamini. Ah, che carini! Sotto di noi Erto e là in fondo scorre un rigagnolo oramai del torrente Vajont ed è il percorso che noi abbiamo fatto a piedi scendendo appunto sul letto del fiume. Arrivati al bivio. Dal sentiero 380 entriamo nel 381 per raggiungere l'abitato di Erto. Erto e Casso presentano oggi molte vecchie case in vendita, diroccate, abbandonate, e non perché distrutte dall'ondata, ma per via di un'importante migrazione.
Gli abitanti sono pochi, ma se ti vedono e ti riconoscono, tu, escursionista forestiero, alzano la mano e ti salutano dalla porta di casa, da una finestra o da un balcone. Hai letto cosa c'è scritto? Sì, la Madonna del Fiasco Erto. La fiaschetta. Bella dritta quella. Questi video vogliamo a nostro modo rendere omaggio a questi luoghi incantevoli, ringraziando gli abitanti di Longarone, Erto e Casso per la loro ospitalità, con una preghiera per le 1910 vittime e per gli operai che perirono durante la costruzione della diga, e perché nemmeno quell'ultimo lembo umano che il Piave si portò fino a Jesolo possa mai essere dimenticato. Finisce qui il nostro reportage sul Vajont. Mille emozioni, mille commozioni e quel qualcosa che da solo basta a riempirmi il cuore, il sorriso degli anziani. Ultimo strappo e avremo completato il giro ad anello che ci riporterà a Casso, al punto di partenza. Avremo così percorso sui 9 chilometri e fatto un bel po' di fatica anche oggi.